Uomini e donne, la scelta di Niccolò, ecco gli ultimi indizi. Uomini e donne, anticipazioni e la scelta di Niccolò, tutto pronto per la registrazione. Niccolò Brigante, attuale tronista di Cancelletto Uomini e Donne, è pronto per la scelta finale. Video, le anticipazioni ufficiali sul programma di Maria De Filippi rivelano che il tronista sarà il primo a congedarsi dal pubblico di Canale 5 tra i protagonisti di questa edizione che sta riscuotendo un buon successo di pubblico in televisione. Il percorso di Niccolò non è stato molto facile, soprattutto nel corso di queste ultime settimane, ma a quanto pare la registrazione della puntata della scelta finale sarebbe ormai pronta. Anticipazioni Uomini e Donne, la registrazione della scelta di Niccolò. Le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che da qualche settimana sul sito ufficiale del programma di Maria De Filippi sono sparite le indiscrezioni sulle varie registrazioni del Trono Classico e del Trono Over, e questo potrebbe succedere anche per quanto riguarda la fatidica scelta finale di Niccolò Brigante. Non si esclude, infatti, che la registrazione della scelta finale del tronista possa avvenire in esterna e non all'interno dello studio di Uomini e Donne, un po' come è già successo con Paolo Crivellin, che ha coronato il suo sogno d'amore con Angela fuori dal programma Mediaset. Un colpo di scena clamoroso che tuttavia ha dato i suoi frutti dal punto di vista televisivo, visto che la puntata della scelta di Paolo è stata molto seguita dal pubblico con una media di oltre 3 milioni di spettatori. La registrazione della scelta di Niccolò potrebbe essere registrata nel corso del weekend? Un'ipotesi che non va esclusa, anche se va detto che oggi 3 marzo non dovrebbero essersi registrazioni in studio del programma, visto che Maria De Filippi è impegnata con la nuova puntata del pomeridiano di Amici 2018 in onda in diretta TV su Canale 5 dalle 14. Gli indizi di Marta sulla scelta finale di Niccolò. Non si esclude, però, che la fatidica registrazione della scelta di Niccolò possa avvenire domenica 4 marzo, video. In ogni caso, a darci qualche indizio in più sul fatto che la fatidica registrazione è ormai alle porte ci ha pensato la bella Marta, la corteggiatrice del tronista che, come ben saprete, è stata messa in discussione dopo la clamorosa segnalazione sul suo conto. Marta in queste ore ha postato su Instagram delle stories, dove afferma di essere preoccupata, ma a livello di ansia come siamo messi? Ha scritto la corteggiatrice sul social, la quale poi qualche ora dopo ha postato una frase emblematica su questo percorso fatto a UED. Comunque vada, andrà dritto per la mia strada. Take off.